Boh ragazzi, punto generato, noi partiamo, vai che si va. Vai che si vuole ragazzi. Random now again. Ghost Brothers and Sister, iniziamo, vai Sara, accendi l'aeronautica. Ok. Ok, posizione. Anomalia, trattore vuoto. Quello che vuoi, fai te. Vado cinque. Io? Sì. Anomalia. Ok. Punto di partenza. Allora, come intento, chiediamo. Fenomeno inquietante. Fenomeno inquietante. Ok. Boom. Boom, raga, tanta roba. Ma dov'è che è? Qua dentro? Sembra un... una zona industriale. Alta via. È di vecchio. Allora di vecchio. È di vecchio, zona industriale. Vai, avvia. Vai ragazzi, avvia. Si parte. Allora ragazzi, noi siamo arrivati, siamo in una zona industriale, fai un po' vedere. Accendiamo il K2, il posto è là, dove c'è... quella Lucia. Esatto. Quindi, adesso proviamo a spostarci là, facciamo qualche domanda, vediamo se si accende il K2. E poi facciamo una sessione di beeps e vediamo cosa viene fuori. Questa qua è roba elettrica, una cabina elettrica, se si illumina è... no, si illumina perché è una cabina. Come il segnale, capito? È fisso. Fisso, sì, sì. Non prende finché non lo appoggi proprio, sì, esatto. Così non prende, capito? Per cui se io sto qua, esatto, qua non te lo prende, non me lo prende. Altro, cos'è sto quel coso lì? Adesso c'è un silos, è un silos. Ok, allora vediamo. Abbiamo chiesto evento inquietante. Evento inquietante. C'è qualcuno qua? Hanno acceso i lampioni. No, sta luce che continua a accendersi, sì, e spegnersi. Sì. Proprio qua, è proprio dove, sì, c'ha segnato random out. Hai visto? Chi c'è qui? C'è ancora qualcuno? C'è qualcuno che ha voglia di comunicare con noi? Se c'è qualcuno che ha voglia di comunicare, può farci accendere le luci dello strumento che abbiamo in mano? Per favore. Proviamo, vieni ste. Perché? Dicono tutti, quelli che hanno avuto a che fare con randonautica, che bisogna stare attenti alle piccole cose, no? Per capire se effettivamente, adesso io non so se questa cosa dello stare attenti alle piccole cose, come può essere la freccia. Poi in effetti siamo proprio sotto il lampione che vai, che... cioè, con chi si accende, si spegne. Il lampione che si spegne, si accende, l'unico, perché ce ne sono, ecco, ce ne sono 1, 2, 3, 4, e proprio nel punto dove è tornando nautica, sì, c'è quello difettoso, mettiamola così, no? Andiamo a vedere. Beh, là c'è anche un cestino di base. Raga, si è acceso, te l'ho detto che... Puoi farmelo accendere, per favore, ancora?
Senti che aria gelida che c'è qua. Sembra come se ci fosse una corrente d'aria. Vero, la sento io dietro la schiena tantissimo. Puoi farmi accendere le luci ancora, per favore? Come hai fatto prima? Fammi accendere le luci. Prima stavo venendo di qua, raga, e non so se l'hai ripreso, ma mi ha dato una scarica, sì, proprio. L'hai visto? Sì. Ti va di parlare un po' con noi? C'è una corrente, sì sì, io c'è una corrente fredda, i calzoni corti e sento proprio l'aria fredda sulle gambe. E là non c'era. No. Ti va di... si è acceso. Questa volta si è acceso. Guarda, adesso sì. Ti va di parlare un po' con noi? L'hai beccato? Sì, 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 sì. Ti va di parlare con noi? Fammi accendere le luci. Se vuoi parlare con noi. È andato fino al terzo. Fino all'arancione. Allora ti stiamo disturbando? Hai il gatto nero. Raccomando, gliel'ho chiesto, stai qua. Puoi farmi accendere le luci, per favore? Ce la fai fino al giallo come prima? Comunichiamo così? Eh? Non vuoi farti riprendere? Ma lontano. Vuoi che si allontana, Stefano? Ma lontano ancora di più? Usa lo zoom, Stefano. Guarda, guarda. Mamma mia, allontanati e usa lo zoom. Ma lontano ancora? Ancora di più? Che puttana. Cioè, la prima volta in tutta la mia vita che... Grazie. Grazie, grazie. Ma... Vado ancora? Hai voglia di far accendere anche le mie luci del K2? Vuoi parlare col Fapo? No, pazzesco, vuoi parlare solo con me? Ok. Allora, noi abbiamo... pazzesco, ragazzi! Sì, no! Noi abbiamo uno strumento per poter parlare, per poter comunicare. Ti va se lo accendiamo? Accendimi le luci, se vuoi che lo accendiamo. Bello deciso però. Forte, per favore. Di più. Va bene, lo accendiamo allora, va bene? Abbiamo scambiato i K2 così vediamo la differenza. Questo è originale K2, quello no. Vabbè, ma vicino per far vedere meglio. Così va bene? O ma lontano? Ma lontano? Vuoi che si allontana? Avvicinati, Sara. Vuoi che si allontana? Vado? Più lontano? Vuoi ancora un po' più lontano, Stefano?
Sempre quello del Fapo, quello che usavi prima. Va bene. Allora, accendiamo lo strumento, Accendere lo strumento? Così puoi parlare col Fapo? Ok. Aspetta, però. Resta qui. Andiamo nella videocamera. Tu stai lì un attimo. Ciao. Allontana un po'. Sì, allontanati un attimino. Facciamo allontanare ste, ragazzi, un secondo. Si è acceso un po'. Ok. Ciao. Io sono Marco. Puoi dirmi il tuo nome? Cosa ci fai qua? Cosa fai qua? Non ti ti piace Stefano? Perché volevi che si allontanasse? E se io lo faccio avvicinare? Se gli chiedo di venire qui con noi? Hai sentito? Sì. Sei stato tu a fare quel rumore? Sì. Mi fai accendere ancora le luci, per favore? Per farmi capire che ci sei? Sei tu che fai accendere e spegnere il lampione? Puoi dirci cosa fai qui? Di sera? Le sere. Sembra. Beh, grazie intanto che hai comunicato con noi, C'è qualcosa che possiamo fare? C'è qualcosa che possiamo fare per aiutarti? Ti dà fastidio la videocamera? Vuoi che la tiro via? Sicuro? No? Sicuro no. Anche perché non mi ha più fatto accendere da quando... Adesso si era acceso, poco si fa. Era acceso? Sì. Da quando avevo preso la videocamera. A poco però era del video. Allora, sposto la videocamera, va bene? L'ha acceso. Allora, ragazzi, sposto la videocamera, la riporto a Ste. Ste! Stavo guardando se c'era qualcosa qua all'epoca, no, di vecchio, magari detto zona industriale, magari c'era prima qualche cascina, qualche chiesa, per vedere se c'era magari qualche storia particolare. Intanto ok, che... bravo. Intanto Sara è là. Dov'è? Là. Adesso ci torno. Avvicinati. Oh, sto qua, faccio lo zoom. Se riesco. Stai a distanza giusta. Ma fin là non riprende bene, non c'è abbastanza potenza di fatto. Io penso che abbia capito che si chiami Susi. Perché glielo ho chiesto, sì. Ti chiami Susi? Hai ragione. Ok.
Guarda, guarda, guarda. Susi, quindi sei una donna. È un piacere, io mi chiamo Marco. Ma assomiglio a qualcuno che non ti piace? Che non ti piaceva? È vero, Stefano assomiglia a qualcuno che ti ha fatto del male. O magari aveva il mio stesso nome. O magari aveva... ha detto Stefano? O magari aveva il suo stesso nome, infatti. Aspetta, sapete di...